L'artista esistenzialista, buonasera a tutti. Rollè di tacchino con ripieno di frutta in agrodolce. Allora, prima cosa diciamo che è tutto totalmente inventato di sana pianta. Ci sono delle ricette che sono state messe in caso, ma comunque c'è la creatività degli anni in questo stato di cose. Vai! Praticamente si prende il petto di tacchino e si taglia, si apre tipo braciola. Dopo si fa un misto di mele, pinoli, prugne e castagne. Si fa stufare con del burro, con un poco di brodo e si spruzza con il brandy. Io ho usato il passito perché il brandy non mi piace. Ma il passito che è buono tra le altre cose. Dopodiché si fa stare un 10 minuti, un quarto d'ora sul fuoco fin quando il sughetto non si asciuga del tutto. Tempi Dopo totali del tutto. un quarto d'ora, dopo si prende la braciola di tacchino, il petto di tacchino aperto, si sala, si pepa e si mette all'interno questo composto. Si avvolge, si chiude e si farcisce con della pancetta e si arrotola tutto il pezzo del petto di tacchino. Dopodiché si mette sul fuoco con burro e olio e si fa rosolare da ambo le parti. Dopo si aggiunge mano a mano per finire la cottura il brodo di dado ed è tutto fatto, ci vogliono un'ora e mezza. Una cosa importante, dobbiamo dirlo, io ho tagliato le 10 castagne, che dico non faccio mai niente, Sì, che abbiamo vanno all'interno di tutto usato questo. 10 castagne in 10 questo castagne e caso. poi tutto il peso È delle tutto ad mele e tutto, occhio, è è tutto tutto ad, ad ecco, occhio. il peso è tutto ad occhio, va 5 bene? mele, 10 castagne, Sì. 10 prugne e un 50 grammi di E pinoli. quindi abbiamo detto quindi un tipo di, il nome della ricetta è? Penso che sia rollè di tacchino con frutta in agrodolce perché c'è la sostanza del dolce della frutta e del salato, del brodo di dado e della cipolla e dell'arancetta. Quindi in agrodolce. Va bene? L'artista esistenzialista, buonasera a tutti.